con Giovanni Greco, uno degli amici e ospite della 24esima edizione del Velia Teatro Festival al Teatro dell'Acropoli di Elea Velia dal 7 al 28 agosto 2021. Ben trovato. Ben trovati a tutti e a tutte, eccoci qua. Raccontiamo per chi non lo conoscesse questo festival di lunga data. Questo festival è un monumento nel senso alto del termine, alla resistenza, alla dedizione, alla passione, che appunto da 24 anni in un luogo bellissimo, perché si tratta dell'antica Elea di Parmenide, oggi chiamata Velia, continua a portare il teatro antico, sia tragico che comico, e a riscuotere successo tra spettatori che vengono proprio apposta fin lassù a vedere quella che ogni anno è una proposta direi estremamente interessante e che nella fatica e nella difficoltà di questi tempi, ma anche dei tempi passati, resiste e va avanti. Quindi io sono stato negli anni più volte suo ospite e posso confermare insomma che si tratta davvero di un'esperienza unica. Ce ne sono tanti di festival in Italia, ce ne sono tanti di festival di teatro antico, ci sono situazioni sicuramente più ricche, più subvenzionate, supportate di questa, ma questa secondo me ha una sua peculiarità e ha una sua energia, una sua intensità che a me raramente è capitato di trovare, sicuro. Tre settimane abbondanti con 14 spettacoli, un programma ricco. Il programma è ricchissimo, poi è sempre un programma che coniuga anche l'aspetto pedagogico didattico con quello spettacolare e quindi ci sono tante possibilità di andare nella direzione di gusti differenti, di sensibilità, motivazioni diverse. Bisogna assolutamente ringraziare il direttore artistico Michele Murino, che appunto in tutti questi anni non ha mai fatto mancare la sua grande energia e la sua grande dedizione, perché credo e so che molti sono stati momenti di grande difficoltà e invece c'è un'offerta varia, molteplice, e ogni anno la grande sorpresa è scoprire quante centinaia e migliaia di persone vengono poi ad assistere a questi spettacoli in questa cornice che possiamo tranquillamente definire magica. Qual è lo stato dell'arte del teatro classico? In Italia e non solo in Italia, come sempre, ci sono luci e ombre. Quindi ci sono tante realtà che continuano a lavorare su questi testi, che restano per certi versi imprescindibili e per altri versi in realtà forse avrebbero bisogno di un po' di riposo, però si vedono in zone differenti, perché l'Italia è piena di teatri greci e romani, messe in scena di vario tipo, tutto andando da Siracusa, Segesta, Gibellina, fino appunto a Velia, ma poi succedono cose anche nel centro e nel nord Italia, perché ci sono tracce e vestigia del teatro antico in varie parti d'Italia, e si assiste alle messe in scena più tradizionali, che vanno incontro a un certo tipo di esigenze, e alcune anche più sperimentali, più d'avanguardia, insomma dove c'è l'aspetto di una ricerca che cerca di non rifare quello che si è già visto, già pensato, già sperimentato. Insomma, quest'anno a Siracusa c'era la cura del Baus, per esempio. Insomma, diciamo che poi ci sono anche le ombre, insomma, che tante volte c'è una certa idea preconcetta e stereotipa del teatro antico, e quindi un certo tipo di messa in scena, con le tughe, con i calzari, con le colonne, con i templi, che magari allontana un certo pubblico. Una cosa interessante che il Velia Teatro Festival fa, e cioè che continua a lavorare anche durante l'anno, è che ha sempre un approccio anche di tipo pedagogico, perché è meglio rispetto a questi testi, a questi miti che questi testi vengono raccontati, non dare per scontato che tutti sappiano chi sia Medea, chi sia Antigone o chi sia Eracle, e quindi corredare il percorso che arriva poi alla messa in scena in una serie di incontri, di contributi. Quest'anno hanno fatto una bellissima rassegna, seppur online, a cui ho partecipato anch'io con una lezione, nuovamente legata a Velia Teatro Festival e con grandi docenti, maestri, che si sono confrontati su temi che hanno a che fare con il teatro antico in un'ottica divulgativa che è fondamentale se si vuole che questa tragedia e questa commedia antica continuino ad avere un senso e a parlare, diciamo, alla sensibilità contemporanea. Ti dai qualche indicazione sul tuo spettacolo? Sono molto felice di dire che quest'anno finalmente abbiamo realizzato
forse nel momento più difficile e complicato, un piccolo grande sogno con Michele Mulin e con tutti i suoi collaboratori, che è quello di mettere insieme una coproduzione che vede appunto il festival collaborare con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dove io insegno. Riusciamo quest'anno, pur nel momento complicato, a portare una traduzione mia e regia delle Baccanti con gli allievi del secondo anno a testimoniare insomma di un rapporto che trova una sua consistenza finalmente anche istituzionale, e che in un momento nel quale il teatro per fortuna si sta un pochino rimettendo in movimento permette a dei giovani di trovare una visibilità, trovare una possibilità di confrontarsi dal vivo, come purtroppo, come sappiamo, nel precedente anno e mezzo non è che sia successo così tanto, perché i teatri sono stati chiusi, perché è successo tutto quello che è successo. E quindi sono davvero felice il 9 e il 10 agosto di andare con i miei allievi a mettere in scena le Baccanti, tra l'altro con due cast, così che tutti possano essere ben coinvolti e si possano rispettare le norme Covid, e avviare un rapporto che speriamo poi darà ulteriori frutti negli anni che verranno. 24esima edizione del Velia Teatro Festival al Teatro dell'Acropoli di Elea Velia, dal 7 al 28 agosto 2021. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Greco. Un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo e speriamo di sentirci presto. Grazie mille.